Ciao a tutti! Vi siete mai chiesti perché le note musicali siano proprio 7? Da dove salta fuori il numero 7? In realtà la domanda corretta sarebbe: perché si è deciso di dare il nome solo a 7 note? Infatti, a voler ben vedere, le note sono più di 7. Vi mostrerò che sono in realtà infinite, ma a questo arriveremo a tempo debito. Nella musica moderna si è poi ridotto a 12 il numero di note possibili, ma questa è una semplificazione. Resta il fatto che solo 7 di queste note hanno un nome proprio, mentre le altre hanno un nome che deriva da queste 7. Ma procediamo con ordine. Che cosa distingue una nota dall'altra? Le note si distinguono tra di loro per la diversa altezza, che è collegata a una ben precisa grandezza fisica, la frequenza. Ogni strumento musicale, quando emette una nota, genera una vibrazione, cioè un'onda acustica periodica. Il numero di periodi in un secondo è detto frequenza. Un suono a frequenza maggiore di un altro suono verrà percepito come nota più alta. E qui entra in gioco la prima importante proprietà della psicoacustica. Una nota a frequenza doppia di un'altra viene percepita dal nostro cervello come la stessa nota, suonata più in alto. È il caso, ad esempio, di quando un uomo e una donna cantano insieme la stessa melodia. In realtà, le note emesse dalla donna sono tutte a frequenza doppia delle corrispondenti note emesse dall'uomo, ma la sensazione è quella che stiano cantando le stesse note. Da questa proprietà discende immediatamente una conseguenza fondamentale per il nostro percorso verso le 7 note. Una nota a frequenza F e una nota a frequenza 2F avranno lo stesso nome. Possiamo dunque limitare il nostro spazio di indagine nell'insieme di frequenze che va da una certa F1 di nostra scelta a 2F1, sapendo che fuori da questo insieme le cose si ripeteranno. Da un mezzo F1 a F1 avremo le stesse note, ma più basse. Da 2F1 a 4F1 avremo ancora le stesse note del nostro insieme scelto, ma più alte. Questo discorso ci porta a derivare un'altra fondamentale proprietà psicoacustica. La differenza tra due note, intesa come distanza percepita, che in musica viene chiamato intervallo, corrisponde al rapporto tra le rispettive frequenze. Infatti, la distanza tra due note F1 e F2 deve essere la stessa che percepiamo tra le note omologhe 2F1 e 2F2. Per questo la distanza è ben espressa dal rapporto F2 fratto F1. Per questa ragione è utile rappresentare le frequenze su scala logaritmica, in modo che gli intervalli di ugual valore, che significa frequenze di uguale rapporto, siano rappresentati da segmenti della stessa lunghezza. Possiamo a questo punto effettuare una scelta del tutto arbitraria. Prendiamo la nota a frequenza F1 e la chiamiamo Do. Questa sarà la prima nota del nostro alfabeto sonoro. A frequenza 2F1 troveremo quindi ancora un Do, più alto del precedente. Tutte le altre note della nostra scala dovranno essere contenute all'interno di questo intervallo. Per ampliare ora il nostro alfabeto sonoro con altre note, ci poniamo la seguente domanda: quali altre frequenze all'interno dell'intervallo tra F1 e 2F1 stanno bene insieme alla frequenza scelta per la nostra prima nota Do? Qui ci vengono in aiuto la fisica e la matematica. In particolare uno studio compiuto da un matematico francese, Fourier, vissuto tra il 700 e l'800. Fourier ha fatto una scoperta importantissima. Ogni onda periodica a frequenza F può essere vista come la somma di tante sinusoidi di ampiezze diverse e frequenze F, 2F, 3F, 4F, 5F e così via. Quindi ogni nota emessa da uno strumento musicale o dalla voce umana
è la somma di tante sinusoidi con frequenze multiple intere della frequenza stessa della nota e ampiezze via via decrescenti. È come se ogni nota di frequenza F racchiudesse anche le note di frequenze 2F, 3F, 4F, 5F, eccetera. Queste note a frequenze multiple vengono chiamate armoniche. Potevamo aspettarci questo risultato per le armoniche a multipli di potenze di 2, in quanto sappiamo che rappresentano dal punto di vista percettivo la stessa nota di partenza. Se consideriamo invece gli altri multipli che non sono potenze di 2, otteniamo invece delle nuove note in qualche modo imparentate con la nota di partenza. In particolare, considerando che dalla sesta armonica in avanti le ampiezze delle sinusoidi diventano trascurabili per la stragrande maggioranza degli strumenti, possiamo arrestare la serie di Fourier ai primi 5 termini e appariranno due nuove note, una corrispondente alla terza armonica, frequenza 3F, e una corrispondente alla quinta armonica, frequenza 5F. Partendo dalla nota F1 corrispondente al nostro Do, otteniamo in sequenza 2F1 ancora un Do, 3F1 una nuova nota che chiameremo Sol, che riportata all'interno dell'intervallo tra F1 e 2F1 avrà una frequenza di 3 mezzi F1, 4F1 ancora un Do, 5F1 una nuova nota che chiameremo Mi, che riportata all'interno dell'intervallo tra F1 e 2F1 avrà una frequenza di 5 quarti F1. Per semplicità, da ora in avanti possiamo normalizzare tutte le frequenze rispetto a F1. Abbiamo quindi ottenuto, all'interno dell'intervallo tra 1 e 2, una scala di 3 note, che nell'ordine saranno Do, Mi, Sol. Questo alfabeto di 3 note è già di per sé una scala e può essere sufficiente per comporre alcune canzoni. In effetti, molte canzoni dell'ambito militare sono fatte di queste 3 note. Analizzando gli intervalli tra le note della nostra prima scala, notiamo tra Do e Mi una distanza di 5 quarti. Tra Mi e Sol una distanza di 6 quinti, inferiore alla precedente. Il primo intervallo si chiamerà intervallo maggiore, il secondo si chiamerà intervallo minore. L'accordo formato dalle 3 note suonate contemporaneamente è gradevole al nostro orecchio ed è costruito come unione di un intervallo maggiore seguito da uno minore. Lo chiameremo accordo di Do maggiore, ed è la base su cui costruiremo la nostra scala. Per questo motivo prende anche il nome di accordo tonale. Ora, se vogliamo estendere la nostra scala, possiamo pensare di proseguire con questa alternanza di intervalli maggiori e minori, aggiungendo una coppia di altre note. Costruiamo quindi un altro intervallo maggiore sopra quello minore Mi Sol, e costruiamo un intervallo minore sotto quello maggiore Do Mi. Otteniamo due nuove note, la prima di frequenza 5 quarti sopra il Sol, cioè 15 ottavi, che chiameremo Si, e la seconda di frequenza 6 quinti sotto il Do, cioè 5 sesti, che chiameremo La, che riportata all'interno dell'intervallo tra 1 e 2, con un raddoppio di frequenza, diventa 5 terzi. I gruppi di 3 note formati da La, Do, Mi e Mi, Sol, Si, così creati, hanno una struttura invertita rispetto al gruppo Do, Mi, Sol, nel senso che l'intervallo minore precede quello maggiore. Per questo sono detti accordi minori. La minore, Mi minore. Riordinando le note, abbiamo così ottenuto una scala di 5 note, Do, Mi, Sol, La, Si.
Possiamo andare avanti ancora con lo stesso procedimento, aggiungendo un intervallo minore sopra quello maggiore e uno maggiore sotto quello minore, creando due nuove note. Re ha una frequenza 6 quinti sopra il Si, cioè 9 quarti. Fa ha una frequenza 5 quarti sotto il La, cioè 2 terzi. Otteniamo così due nuovi accordi maggiori. Fa maggiore, Sol maggiore. Riportando le due nuove note all'interno del consueto intervallo tra 1 e 2, otteniamo per il Re una frequenza di 9 ottavi, per il Fa una frequenza di 4 terzi. Riordinando, otteniamo così la scala di 7 note: Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si. Ora voi mi direte, perché non possiamo proseguire con questo procedimento, aggiungendo una nuova coppia di note e arrivando a una scala di 9 note? Se proviamo a fare questo, aggiungendo quindi un intervallo minore sotto al Fa e uno maggiore sopra il Re, otteniamo le seguenti aggiunte. Nota N8 a frequenza 5 noni, nota N9 a frequenza 45 sedicesimi. La nota N8 avrebbe un'altezza, riportata nell'intervallo tra 1 e 2, di 10 noni, mentre la nota N9 avrebbe un'altezza di 45/32. La nota N8 ha una frequenza molto simile, leggermente inferiore, alla nota Re, e l'orecchio tenderebbe a confonderla con Re, per cui non dà un valore aggiunto alla scala di 7 note che già abbiamo. Di fatto, tale nota verrà chiamata ancora Re, con un segno meno per distinguerla dal Re già trovato in precedenza. Per simmetria, anche la nota N9 non avrà un nome proprio, anche perché l'intervallo di 45/32 è un intervallo sgradevole per l'orecchio, tanto è vero che nel Medioevo tale intervallo era stato addirittura denominato Diabolus in musica. Tale nota, essendo appena più alta della nota Fa già trovata, seppur da essa ben distinta, verrà chiamata anch'essa Fa, con un simbolo diesis per distinguerla dal Fa già trovato in precedenza. La sovrapposizione del Re appena trovato con il Re precedente fa chiudere il cerchio e le 7 note sono sufficienti per creare la nostra scala. Abbiamo ora il nostro alfabeto sonoro di 7 note. Le 3 note dell'accordo tonale più, simmetricamente, 2 coppie di note per proseguire l'alternanza di intervalli maggiori e minori, così gradevole al nostro orecchio, e creare 2 accordi minori e 2 accordi maggiori che si accompagnano all'accordo tonale per creare la struttura armonica della nostra scala. La scala a 7 note che abbiamo ottenuto si chiama scala maggiore di Do. Le note Re meno e Fa diesis non appartengono a questa scala, ma ad altre di tipo diverso che studieremo nelle prossime puntate. Nelle prossime puntate vedremo quindi la trattazione di intervalli e alterazioni, scala minore, scale in altre tonalità, accordi e giri armonici, rappresentazione di scale, intervalli e accordi nel piano armonico bidimensionale. Ciao, buon proseguimento e alla prossima!